Stando difficile alla vigilia per il noto episodio della denuncia dell'illecito, quando facile, divertente e ricca di spunti tecnici e spettacolari, questo acireale Marsala, che ha deliziato il pubblico non soltanto per la dovizia di azioni culminate o meno in reti, ma soprattutto perché è espressione concreta di un gioco scintillante e corale. La squadra di Busetta, infatti, non ha concesso tregua all'avversario, costringendolo nella sua area fin dalle prime battute e soffocandone ogni iniziativa con brucianti manovre che hanno tenuto costantemente in allarme la retroguardia marsalese. Ma non si è trattato di un monologo fine a se stesso, con sterili tentativi di scardinare un bunker ben fortificato, bensì di una tale varietà tematica da far perdere ben presto la bussola alla squadra di Domingo. E le reti che ne sono scaturite non sono che la minima parte del lavoro prodotto da Chico e compagni in una girandola di azioni che soltanto Rubino e una buona dose di fortuna ha potuto contenere nei limiti di 3-0. È andato a segno Guzzetti per primo alla mezz'ora e nella ripresa, dopo Amato al 50esimo, è stato Chico a coronare una degna giornata con un gol da favola al 63esimo. Campionato interregionale girone N prima di ritorno. Acireale Marsala 3-0, Agrigento Favara Prosciacca 5-1, Partinica Audace Vittoria 2-0, Bagheria Scicli 1-0, Comisonissa 1-0, Enna Niscemi 0-0, Folgore Nuova Igea 1-1, Gangi Palermo Olimpia 1-0, Mazara Paternò 2-0. La classifica del campionato interregionale: Acireale 28 punti, Mazara 24, Agrigento Favara 23, Partinica Audace insieme con lo Scicli 22 punti, Comiso 25.